Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Come state? Spero tutto bene. Allora, prima di iniziare con questo video volevo dirvi che se vedete qui un po' di tape e anche qui è perché sono andato a togliermi due nei che avevo, che mi davano un po' fastidio. In realtà molti di voi non li avranno neanche visti perché non avevano pigmento, però mi davano fastidio perché ogni tanto me li vedevo nelle foto e quindi ho deciso di rimuoverli. Però sono qui a fare un video lo stesso. Tra l'altro, paradossalmente, andiamo anche oggi a parlare di chirurgia estetica e andremo a toccare uno dei personaggi magari più conosciuti, anche se non so se molti giovanissimi conoscono chi sia questa donna, però negli anni passati è stata veramente una modella di fama internazionale e era assolutamente tra le top model degli anni 90 insieme a Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Christy. È anche comparsa assieme proprio a loro in uno dei music video di George Michael più conosciuti e famosi. Linda ha praticamente lavorato con tutti i più grandi marchi di moda e anche finita sulla copertina di veramente centinaia e centinaia di riviste. Nel 2015, all'età di 50 anni, era ancora attiva come modella e lavorava ancora moltissimo, tuttavia si era resa conto che voleva migliorare determinate parti del suo aspetto fisico e per questo ha scelto di sottoporsi a degli interventi di chirurgia che le avrebbero permesso di congelare delle parti del suo corpo dove c'aveva questo grasso, che poi una volta che è stato congelato sarebbe stato espulso dal proprio organismo tramite gli escrementi, credo funzioni così. Questa operazione era definita cold sculpting, quindi scultura a freddo. Una cosa che molte persone attira di questa cold sculpting è il fatto che non devono entrare con bisturi e altro, ma semplicemente li congelano quelle parti del corpo che più diciamo volete rimodellare. E devo dire che questo trattamento è estremamente in voga anche qui in Giappone negli ultimi anni, è sempre più diffuso e ci sono stati moltissimi articoli che ne parlavano benissimo di molteplici casi di persone che si sono sottoposte al medesimo intervento e hanno avuto dei risultati favolosi, perché voi immaginatevi comunque quando voi perdete peso, magari volete perdere peso in alcune parti del corpo, ci sono alcune parti che differiscono da persona a persona, anche se ci sono diciamo per esempio dei luoghi più facili in cui questo strato adiposo si può depositare magari negli uomini e nelle donne, in particolare nelle donne finisce per essere magari più nelle zone della pancia e più nelle zone dei glutei, ma anche qua dipende veramente da persona a persona perché tutti ingrassiamo in modo diverso, o nella parte dell'addome per quanto riguarda invece gli uomini. Quindi voi immaginatevi la possibilità di poter rimuovere uno strato di grasso proprio in quelle zone più delicate, cioè sembra veramente un sogno. Linda ha recentemente mostrato delle foto del suo aspetto fisico che poi andremo a vedere nel dettaglio in questo video, ma quello che ha detto in questo articolo che è uscito per People qualche settimana fa è che lei praticamente si è sottoposta a questo intervento alla schiena, all'addome e nella parte del mento. Linda ha detto che dopo questo intervento è rimasta completamente sfigurata e in questo articolo lei dice anche che non penso che Versace vorrà mai vestirmi con un corpo in questo stato, perché il problema è che quello che è successo è che questo strato adiposo è andato a concentrarsi proprio nelle parti del corpo in cui voleva liberarsene di più, per questo effetto che viene chiamato paradosso dello strato adiposo. Non so adesso il termine tecnico è preciso, però quello che è successo è che in queste zone in cui il grasso doveva sparire in realtà si è accumulato ancora maggiormente. Infatti vedete magari in questa zona qui della schiena, in queste foto possiamo vedere che c'è uno strato adiposo che non sembra essere si disposto in modo armonico. E lo so ragazzi che molti vedranno questa immagine di Linda Evangelista e diranno è ancora bellissima, è ancora stunning, quindi perché la gente deve fare un così gran chiacchierare, un così grande trambusto per magari quel po' di grasso che ha qui sotto magari sulla manica. Però il punto è che non è che si sta parlando di una donna normale, nel senso
cioè, si parla di una modella che era considerata la donna più bella del mondo a un certo punto, quindi potete capire come magari i parametri e gli standard sono diversi, senza considerare tutta la pressione che i media magari hanno posto in figure come quella di Linda Evangelista. Quindi, secondo me, magari per persone che non fanno questo lavoro e che non vivono proprio della loro immagine, magari il riuscirsi ad accettare anche con un fisico diverso potrebbe essere più facile, ma per una persona come Linda Evangelista penso che sia molto più difficile, non solo per tutto quello che ha vissuto, per tutto quello che si è basato il suo intero aspetto fisico, la sua intera carriera da quando è iniziato fino ad oggi, ma anche per le pressioni che magari le pongono i media. Cioè, io veramente negli ultimi mesi ho visto e rivisto tantissimi articoli di persone che parlavano di testate giornalistiche che la definivano deforme o è diventato un mostro, è ingrassata e tutto questo per vanità, che secondo me questo è un volersi togliere la responsabilità dei media per quello che le hanno fatto, perché secondo me è vero che è stata lei a scegliere di sottoporsi a questo intervento, però è anche vero che non è stata informata di tutti i rischi, e poi adesso andremo a vederlo nel dettaglio, però anche lei ha detto che sporgerà denuncia e cercherà proprio di andare sotto a questa storia per far sì che nessun'altra persona finisca nella sua stessa situazione. Secondo me comunque c'è stata veramente questa immagine che viene portata avanti dai media di perfezione, di bellezza, è quello che probabilmente ha fatto sì che questa Linda Evangelista un giorno abbia scelto di sottoporsi a questi interventi. Secondo me quindi la responsabilità non è tutta e solo quella di Linda. E Linda Evangelista, immaginatevi che si vergognava a tal punto del proprio aspetto fisico che ha finito per sparire dalle scene per 5 anni. In ogni caso, pensate anche agli standard di bellezza che sono promossi in questo momento, cioè non lo so cos'è l'ideale di bellezza, ma soprattutto in Giappone è molto diverso magari da quello che c'è in Europa. Io non vivo in Europa da tanto tempo, però vi faccio un esempio: un ideale di bellezza come quello magari di Kim Kardashian, sapete, con questa figura molto a clessidra, è un risultato che è estremamente difficile da raggiungere naturalmente, anzi penso che quasi nessuno abbia un fisico del genere se non attraverso la chirurgia estetica. E tra l'altro Kim è stata anche ripresa in un'intervista in cui appunto le veniva chiesto se si sentisse responsabile o meno di portare avanti degli ideali di bellezza che sono irraggiungibili. E la risposta di Kim è data no. No, non le sembra di portare avanti uno ideale di bellezza irraggiungibile dal momento che loro, intesa come lei e le sue sorelle, che loro si alzano la mattina presto, che ci mettono tutto il loro impegno, loro lavorano tantissimo per avere questo fisico. Io non sono qui per dire se quello che ha detto Kim sia vero o sia vero o meno. Sicuramente ci metterà un sacco di lavoro per riuscire a raggiungere questo obiettivo e questo fisico, però lo standard di bellezza veramente che in questo momento è promosso dai media, secondo me è il più irraggiungibile possibile nella storia, perché è un ideale che è veramente difficile da ottenere sia con la genetica, sia con la dieta, sia con l'esercizio fisico. È un ideale che può essere raggiunto per lo più solo attraverso la chirurgia plastica. La pressione che c'è, secondo me, al momento per riuscire a conformarsi a questo ideale di bellezza è veramente forte e non si è mai fatta sentire così tanto. Mi fa quasi sorridere che ne sto parlando quando oggi, proprio oggi, mi sono sottoposto, diciamo, a un lieve intervento appunto per rimuovere i nail. Però, ragazzi, mi davano fastidio quando mi facevo la barba, quindi ho dovuto rimuoverli per forza. In ogni caso, chiusa questa parentesi, secondo me, oltre a questa difficoltà di raggiungere determinati standard di bellezza, c'è anche il problema, se vogliamo dire così, della pressione che ci possono dare anche i social media. Voi immaginatevi, postate una foto e io ho visto anche foto sotto a ragazze o anche ragazze in realtà dall'aspetto bellissimo con delle scritte come "è tutto merito del filtro". E io, ragazzi, ho anche visto magari foto di ragazze o ragazzi bellissimi e magari sotto c'era sempre il commento che "sei cesso" oppure "sei cessa, senza il make-up non ti si potrebbe vedere", eccetera eccetera. Quindi è veramente un periodo, secondo me, della storia particolare che secondo me va in qualche modo regolato, perché altrimenti rischieremo veramente di fare una brutta fine. E qua si sta parlando di persone, diciamo, virgolette, normali, o di persone che comunque non sono tutti i giorni sotto i riflettori, persone che semplicemente postano delle foto sui loro social media.
ma immaginatevi essere una celebrità, essere una persona famosa. La pressione che questi media vi mettono addosso sarà a livelli estremamente più grandi. Provate per un secondo a immaginarlo. Linda era una modella famosissima, sempre stata appunto al centro dei riflettori, che magari si è ritrovata a invecchiare col tempo che passava. A una modella di una celebrità tale non era permesso invecchiare. Secondo me questo è proprio quello che è successo a Linda Evangelista. Probabilmente tutta questa pressione si è fatta sentire e per questo motivo ha scelto di sottoporsi a questi interventi. Ma in realtà di questo non ne ha parlato solo lei, ma tantissime celebrità, tra cui anche, per esempio, per farvi un nome, Cameron Diaz, anche nel suo libro. Il problema di Linda Evangelista è che dopo che si è sottoposta a questo intervento, si è vista praticamente proprio le parti dove lei ha fatto questa scultura a freddo. Se l'è vista praticamente ingrossare, si è vista come una specie, non di rotolino, ma come se ci avesse proprio questa massa di grasso in proprio quei punti dove lei voleva eliminarlo. Quindi immaginatevi la reazione, lo shock e forse anche l'imbarazzo di essere stata, tra virgolette, così imprudente ed essersi sottoposta a questo intervento che l'ha cambiata per sempre. Pensate che lei si è sottoposta a ben 7 sedute di questo intervento. Ha finito per vivere da reclusa per 5 anni perché non riusciva ad accettare il proprio aspetto fisico. E il modo in cui lei ha scelto di condividere la sua storia è stata attraverso un post che ha fatto su Instagram qualche mese fa. In quel post ha parlato proprio di delle azioni legali che sta intraprendendo appunto per riuscire a venire a capo di quello che le è successo e anche delle motivazioni che l'hanno portata a vivere da reclusa per tutto questo tempo. La domanda che tutti si facevano comunque in tutti questi mesi era: com'è possibile che Linda Evangelista sia passata dall'essere così all'essere così? E io, ragazzi, cioè, ho visto queste immagini prima e dopo e nel senso, spesso le immagini che venivano messe a confronto erano una Linda di 20-30 anni prima con una Linda di adesso, quindi cioè ci sta che il corpo cambia, magari quando hai 20 anni è diverso di quando ne hai più di 50, è normale, è la natura dopo tutto. L'operazione che appunto Linda Evangelista si è sottoposta, lei aveva proprio cercato di eliminare le zone di grasso proprio in alcuni punti specifici. Il problema è che quello che lei ha finito per ottenere è stato il risultato opposto, ovvero proprio in questi punti specifici gli si è andata ad accumulare questa specie di massa grassa, che tra l'altro anche vista con i raggi X si può proprio vedere come sono proprio degli strati di grasso, non dei rotolini, proprio sono delle masse che si vengono a formare proprio in quelle zone che sono state congelate per poter rimuovere questo grasso. È per quello che vi lascia con questo fisico molto poco naturale, cioè non è come il fisico magari di una persona bella in carne. Quindi è per quello che il risultato del fisico risulta completamente sformato, perché cioè è strano avere magari, che ne so, una specie di massa grassa qui e magari qui siete magre e poi di nuovo un'altra massa, cioè è veramente un corpo che sembra particolarmente fuori forma, ma in una forma abbastanza strana. Quindi potete capire quanto per Linda, che ha sempre lavorato con la sua immagine, questo possa essere, diciamo, triste e difficile per lei da accettare. E è vero che qualsiasi operazione voi andate a fare ci sono sempre dei rischi, ma è veramente importante che chiunque vi prescriva una determinata operazione, un determinato medicinale, vi metta in guardia sui possibili rischi che ciò può causare. E sembra che questo effetto, appunto indesiderato, che ha avuto Linda sia particolarmente raro, e l'industria che produce questo servizio ha detto che si tratta solamente di un paziente ogni 20.000, e questo numero, potete capire, è molto molto basso. Tuttavia, sembra che questo numero in realtà non sia così basso come appunto questa industria dice. Ci sono degli studi che hanno mostrato che questo numero è molto più alto, si parla dello 0,47% dei pazienti che si sono sottoposti a questo intervento, un numero ben diverso. Qua si parla di una persona ogni 200, che è ben diverso da una persona ogni 20.000, capite? La domanda che magari molti si staranno chiedendo è: Linda ha un caso? Può prendere delle azioni legali per potersi, virgolette, indicare per quello che questa azienda le ha fatto? E qua diciamo che è abbastanza una zona grigia, perché non è veramente così facile, perché si sa, era stata messa, tra virgolette, in guardia per quanto erano i rischi, ma sembra che questi numeri siano molto più ridotti rispetto a quelli che sono in realtà. Quindi penso che l'unico modo per cui lei possa, diciamo, aprire un'azione legale o poter potenzialmente vincere è
se appunto parla apertamente di questo problema, come ha fatto, e se più persone si fanno avanti e dicono di aver avuto dei risultati e degli effetti negativi dopo essersi sottoposti a questo intervento. Se per caso si riesce a scoprire che questa casa produttrice di questo intervento era a conoscenza magari di determinati rischi e però ha limitato la diffusione di tali informazioni, secondo me può avere sicuramente un caso. Io non sono un legale, però penso che da quel punto di vista potrebbe essere possibile, un po' Erin Brockovich style, che tra l'altro è uno dei film preferiti di Max Rambaldi. Tornando però adesso, al di là comunque di quello che è tutte le azioni legali che può prendere, se abbia o meno un'assicurazione magari per proteggere il proprio fisico, si sa, molte celebrità ce l'hanno un po' per proteggersi se per caso magari succeda qualcosa al loro aspetto, perché potrebbe succedere in qualsiasi momento, e dal momento che molti di questi personaggi famosi fondano la loro intera carriera sul loro aspetto fisico, è importante magari che si assicurino e si proteggano in caso di possibili danni o rischi che potrebbero andare incontro. Molte persone, ho visto anche online, si sono chieste se il risultato del cambiamento dell'aspetto di Ryan Evangelista sia dovuto tutta alla cold sculpting, perché come possiamo vedere non sembra che il suo fisico sia ingrassato solamente in alcuni punti, ma sembra che si sia ammorbidito in varie parti del corpo, e quindi ci sono state delle persone che hanno fatto delle speculazioni sul fatto che magari dopo che si è sottoposta a questo intervento, questi risultati così allarmanti, soprattutto per una modella, l'hanno lasciata magari in uno stato veramente disperato, e magari questa, magari aggiunta anche al fatto che c'è stata la pandemia, il lockdown eccetera eccetera, veramente devastante, questo magari l'ha portata a mettere su peso, a ingrassare. Non è che dobbiamo criticarla solamente perché ha messo su dei chili non solo dovuti a questo intervento, perché io ho visto anche delle testate giornalistiche anche importanti che hanno detto che in realtà Linda è solamente ingrassata e che in realtà non è dovuta a uno sbaglio appunto dovuto a quell'intervento. Quindi diciamo che c'è sempre chi mette un po' in dubbio anche la veridicità di quello che una persona dice, anche nei momenti in cui sia più fragile. Io veramente mi spiace che questi giornali abbiano diffuso queste informazioni, ma ce ne sono stati tanti, soprattutto all'inizio, soprattutto prima che rilasciasse l'intervista sul magazine People. Io ragazzi non so che cosa è andata incontro, non lo posso nemmeno immaginare, però penso che possiamo farci comunque delle idee, possiamo un attimino immedesimarci in lei e pensare magari tutto quello che ha passato in quel periodo, in quei 5 anni. Ha detto che comunque lei non riusciva neanche a uscire di casa, che ha veramente vissuto con l'ansia un periodo veramente buio durato 5 anni, quindi potete un attimino capire magari le difficoltà che questa Linda ha avuto in questo brutto periodo, perché non solo avete un problema, ma anche non poterlo dire a nessuno, il dovervi nascondere per in questo caso Linda è la vittima, però ci sono persone che l'hanno additata come se l'è andata a cercare, doveva essere più prudente, e questo veramente mi fa arrabbiare. Anche l'altro giorno, qua non voglio entrare nello specifico perché non vorrei allungare troppo la cosa, però per esempio c'è stato anche Fedez che ha detto di avere un problema di salute, non voglio entrare nel merito nello specifico, però io ho visto dei commenti sotto dicendo ben gli sta, o se l'è meritato, vabbè ha avuto già fortuna, ci sta, finalmente il karma. Io ho detto, ma questa gente che scrive questi commenti, ma come cavolo, cazzo, si guarda allo specchio e come cavolo va a dormire la sera pensando di aver scritto una cazzata del genere? Cioè, perché io l'ho letta e spero vivamente che né Fedez, che probabilmente avrà miliardi e miliardi di messaggi, o gente che magari lo conosce, e i suoi familiari che ci sono rimasti male quando hanno scoperto che ha questo problema, mi fa veramente arrabbiare che possano aver letto una cosa del genere, perché è veramente schifosa e veramente queste persone dovrebbero vergognarsi. Chiusa parentesi. In ogni caso io vorrei un pochino finire questo video dicendo che io ho visto le foto di Linda Evangelista, sia quelle che ha rilasciato su People, sia quelle che gli hanno rubato i giornali definendola sfigurata. Cioè, voi avete visto queste foto, vi sembra il fisico o il corpo di una donna sfigurata? Io non penso. È sicuramente diversa magari dal corpo che aveva prima quando faceva la modella a 15 anni,
ma è sicuramente ancora una donna bellissima, quindi non capisco che cosa hanno da scrivere i media giusto per fare questi articoli. È vero è che però pure lei stessa si è definita sfigurata, però un discorso è se lo dice la persona stessa o se la citate magari dicendolo, un discorso è scriverlo sui giornali quando ancora non ha parlato del suo problema. Lo trovo veramente un discorso molto molto diverso. Io penso davvero che i media in questo caso abbiano avuto un peso e una responsabilità molto importante per quanto riguarda l'insicurezza magari che può aver sentito questa Linda e l'insicurezza che magari vivono molte persone, soprattutto ragazze, in tutto questo periodo nella nostra società. Ragazzi, questo era tutto quello che potevo dire sul caso di oggi. Io spero davvero che Linda ricominci a vivere, a sentirsi sicura di sé e a essere la Linda che per anni abbiamo tutti amato ed ammirato, perché era bella prima, è bella adesso e probabilmente sarà bella anche nei prossimi 20 anni a venire. Io vi ringrazio di aver scelto di vedere questo video, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e spero di vedervi al prossimo. Un ciao da Seba.